con Radio Padania si può fare. Va ora in onda Spazio Piu. Buonasera a tutti, dalla trasmissione più breve ma intensa di Radio Padania Libera, lo spazio Piu Professionisti Imprenditori Uniti. Ecco, e abbiamo cascato un segretario generale dell'ANA, ne abbiamo acchiappato subito un altro. Savino Montaruli, Casa Ambulanti Italia. Savino. Buonasera a tutti, a Radio Padania Libera, ancora una volta insieme. Grazie, ho sentito l'amico Marrigo che parlava di migliaia e migliaia di euro. Caro Marrigo, ci hanno rovinati, amico mio. Allora, da dove cominciamo? Vuoi l'ultima? Sì. Stiamo tornando da Molfetta, la ridente città di Molfetta, la città marinara, la città degli ipermercati, della grande distribuzione, del secondo outlet più grande d'Italia, la città dove le amministrazioni pubbliche hanno distrutto il PIC per essere i rappresentativi e adesso vogliono distruggere anche il mercato, il tradizionale mercato del giovedì. 410 operatori sull'astrico, buttati in campagna, recintati in un'area periferica a ridosso della tangenziale, ad una sola uscita, pensate da dove? Dall'ipermercato, come dire, partite da casa per andare al mercato, ma poiché fa troppo caldo o c'è troppa pioggia, già che ci siete, andate all'ipermercato. E noi li abbiamo mandati a fanculo! Oh, giusto. Avete fatto bene. Allora, Molfetta, provincia di Bari, per gli ascoltatori, in Puglia, perché i nostri... Non ce la facciamo più, Mimmo! Basta! Facciamo la rivoluzione! Pensando. Mimmo, perdonami anche per lo sfogo, ma abbiamo fatto 4 ore di riunione accesa. Mimmo, i tuoi ascoltatori, Radio Padania, devono sapere una cosa, e sia chiara! Oggi quello che si profila all'orizzonte è uno scenario stravolgente. Avremo da una parte il commercio online, quello dei grossi, delle multinazionali che ormai hanno assorbito tutto. Dall'altra parte avremo le medie strutture di vendita, perché i grandi ipermercati si stanno riconvertendo, stanno aggredendo le città con 2.000-2.500 metri e comunque sono dei piccoli ipermercati. È l'ultimo baluardo della distribuzione al piccolo commercio, al dettaglio, sono i mercati. L'Italia deve sapere che se muoiono i mercati, muore il rapporto consumatore-esercente, crolla l'Italia! Governanti, svegliatevi! Svegliatevi! Siete degli incapaci perché non comprendete il pericolo sociale che sta attraversando il nostro paese. Savino, fermo là. Ai politici, alla politica che ci ascolta, perché noi siamo ascoltati comunque dai nostri politici. Quante persone, quanti lavoratori appunto rischiano di morire senza lavoro? Diamo i numeri, perché è importante a questi politici, alla politica tutta, da un estremo all'altro, dire quante persone, quanti lavoratori vengono colpiti. In Puglia, in quanti siete? Allora, noi abbiamo 20.000 imprese operative attive in Puglia che sviluppano 200.000 persone d'indotto. Ma sai qual è il problema più grave, caro Mimmo? Sono le famiglie che rimangono anche senza mangiare, perché a quelle 200.000 persone... Questo è il punto, perché il pericolo vero è per quelle fasce deboli. I mercati hanno salvato le fasce deboli di questo paese. Mentre i parlamentari stavano lì a 18.000 euro al mese, in 10 anni di crisi, senza i mercati, non morivano i commercianti soltanto, morivano le persone in Italia, quelle abbandonate da questi politici privilegiati che non sanno neanche cos'è un mercato. Noi stiamo andando sui tavoli governativi, Mimmo, questi non ci conoscono proprio, noi non siamo rappresentati, e quando siamo rappresentati siamo mal rappresentati, e questo è gravissimo, noi lo verifichiamo ogni giorno, lo verifichiamo in tutti i nostri incontri.
quando andiamo sui tavoli ci dicono: meno male che state venendo a rappresentarci i vostri problemi, perché non li conosciamo. Infatti, Mimmo, quando mai nella storia si è parlato dei mercati ambulanti? Quando mai si è data attenzione a questa categoria? Perché comunque in questo momento c'è un'attenzione verso la categoria. Il merito è tutto nostro, che ogni giorno stiamo ai ministeri, ogni giorno, l'altro giorno abbiamo incontrato il MEF, l'altro giorno abbiamo incontrato il sottosegretario, il vice ministro Misiani, l'altro giorno abbiamo incontrato lo sviluppo economico, l'altro vice ministro. Quindi noi in questo momento stiamo parlando per la prima volta di un'emergenza sociale, caro Mimmo. Qua non è la difesa di una categoria, qua è la difesa del paese. Politici, svegliatevi! State dormendo, svegliatevi! Savino, ma perdonami, allora tu mi stai dicendo che tu con Casa Ambulanti Italia stai girando tutti i comuni, tutti i ministeri, tutti i posti possibili. E siete istituzionali. Noi e gli altri, eh? Noi e gli altri. La Regione Puglia? No, una domanda. Ma gli ambulanti? Ma gli ambulanti quando scenderanno in piazza, come abbiamo fatto appunto in quella magnifica giornata in Piazza della Repubblica a Roma, da dove è partito tutto il lavoro, tutta la battaglia contro la Bolkestein, che poi è arrivata appunto a buon fine? Quando gli ambulanti scenderanno in piazza? Perché... Allora Mimmo, noi abbiamo fatto un ragionamento chiaro. Io non ho assolutamente condiviso il fatto di mescolare l'idea delle partite IVA in senso generico. Io ho sempre detto, noi dobbiamo tenere ben separata la categoria degli ambulanti, perché gli ambulanti sono la vera categoria di condizione di disagio. Noi stiamo andando avanti e tu lo sai bene. Sono d'accordo con te. Però ripeto, dato che io me le frequento tutte, io vado in tutte le manifestazioni, in tutte le piazze, e vedo sempre una scarsa partecipazione. Allora, o noi facciamo capire ai nostri colleghi ambulanti, in tutta Italia siamo 200.000. Perché non è ancora una battaglia di tutti, Mimmo. Prima di tutto l'umiltà di dire che queste battaglie devono partire dalla base. Noi dobbiamo prendere le sigle nostre, dobbiamo nascondere per un momento e credere che ci possa essere una battaglia unitaria di tutti gli ambulanti d'Italia. Fin quando si fanno passi in avanti, mai nessuno andrà da nessuna parte. E quando lo facciamo? È stata la dimostrazione. Noi lo dobbiamo fare, perché adesso ti spiego una cosa. Noi, le altre associazioni, e tu lo sai bene, poco fa hai parlato anche di altre iniziative, stiamo percorrendo due strade parallele. Io voglio ricordare che dal mese di novembre dello scorso anno è stata lanciata uno stato di agitazione della categoria, perché volevamo raggiungere degli obiettivi. Gli obiettivi sono oggi sul tavolo del governo, perché voglio ricordare, tu lo sai bene, che comunque c'è stato un tavolo aperto dal governo giallo-verde, un tavolo che poi non ha avuto seguito, ma pare ci sia l'intenzione di riaprirlo, e comunque noi stiamo andando nella direzione di scrivere una nuova legge di riordino del settore che parta da un principio di semplificazione, poiché questo principio di semplificazione non può appartenere a tutte le categorie, a tutte le partite IVA. Ecco perché c'è un errore di fondo. Non si può andare a manifestare andando a non far comprendere le ragioni della manifestazione. Prendere l'argomento principe, semplificazione. Dalla semplificazione poi nasce l'esclusione dalla lotteria dello scontrino e da tutti gli altri adempimenti, non che non vogliamo fare, che non siamo in condizione di portare avanti, perché viviamo un lavoro di disagio, come lo vivono anche gli agricoltori, i pescatori, ma loro hanno dei benefici che noi non abbiamo. Quindi partiamo da noi, dagli ambulanti, lasciate stare le altre categorie. Noi dobbiamo essere corporativi nel senso buono, dobbiamo difendere gli interessi legittimi degli ambulanti. Savino, il lavoro degli ambulanti all'aperto è diverso da tutti gli altri. Tu e io lo sappiamo, perché io l'ho fatto per 35 anni, sono andato in mezzo alla strada, sono cresciuto in mezzo alla strada. Però il discorso è questo. Allora, partendo dal presupposto che io qua ho questo privilegio di stare qua in questa radio, sono ormai 13 anni, da dove parlo appunto delle problematiche delle piccole e medie imprese, io mi sento in dovere di
partecipare a tutte le varie cose, fermo restando che io partecipo a tutto, ma non è detto che di tutto condivida la cosa. Cioè, tu per esempio continui a parlare, hai detto più due volte, insomma, della storia. Beh, libertà e delle partecipazione partite, delle partite IVA, no? Lasciamo appunto che chi vuole rivolgersi a di qua o di là lo faccia, perché tanto né tu né io possiamo sicuramente impedire ad altri di fare passi anche sbagliati. No, l'abbiamo mai fatto. Però la cosa che sia tu che io sappiamo è che appunto alla politica, ai politici che ci ricevono, che ci accolgono nei loro ministeri, nelle loro stanze, nelle torri d'avorio, se non gli facciamo vedere che appresso a noi abbiamo anche la gente, questi ci pigliano in giro. Perché tu hai parlato di un tavolo aperto col governo giallo-verde, ma è diventato un governo giallo-rosso. Bravo. E io non vorrei che questi tavoli vanno avanti all'infinito. Ma ti faccio una battuta in dialetto, non so se non vorrei che i tavoli diventano dei tavuti. Perché appunto nel mio paese il tavuto è una cassa d'aborto. Okay, non vorrei che gli ambulanti muoiano prima, insomma. No, noi attenzione, noi abbiamo in Puglia, perché adesso dobbiamo anche parlare di quello che ognuno sta facendo a livello territoriale, certo. Perché voglio ricordare che qua ci sono le regioni che legiferano in materia di commercio, chissà qualcuno l'ha dimenticato. Sì, quindi nella regione Puglia noi abbiamo avviato un tavolo di crisi, abbiamo avviato una serie di iniziative a livello regionale. Ti dirò di più, noi venerdì prossimo, quindi fra qualche giorno, alle ore 14 presso la sede della Regione Puglia in Viale Gentile, noi incontriamo il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che è l'autorità istituzionale, perché stiamo discutendo del tavolo tecnico che faccia sicuramente supporterà il rinnovo automatico delle concessioni che sono in scadenza, perché non dimentichiamoci che qui ci sono 1 milione di concessioni in scadenza, certo, nel 2020, e forse qualcuno se ne sta dimenticando, certo. Quindi noi stiamo prevedendo le forme di rinnovo automatico che tutti quanti sappiamo vogliamo. Questo può far parte sia di un provvedimento governativo, ma anche di un provvedimento regionale, perché poi nella conferenza Stato-Regioni si decideranno queste cose. Stiamo chiedendo anche una proroga per l'entrata in vigore dell'obbligatorietà dello scontrino telematico, e poi discutiamo anche della lotteria dello scontrino. Quindi se queste cose non passano, noi in Puglia lo abbiamo detto, questo tavolo si deve aprire subito, altrimenti partirà dalla Puglia quello che tu dici. La Puglia comincerà con i suoi 20.000 ambulanti a fare quello che tu mi stai chiedendo adesso. La categoria noi la stiamo riunendo ogni giorno, noi abbiamo fatto 4 assemblee, 2 nel Salento e 2 nel Nord Barese, abbiamo radunato già 1.000 persone, e i tempi di oggi sono cose che le altre associazioni se le sognano, non le hanno mai viste nella storia. Savino, perdonami, ma dobbiamo essere strateghi, non dobbiamo andarci a buttare in una piazza da 100.000 persone quando sappiamo che siamo 1.000. Ma magari 1.000, perché io ne ho contati molto di meno in giro, e non solo in questa, ma anche in altre. Io me le giro tutte, insomma. Però dico, Savino, Savino, fammela dire una cosa, però. Ascolta, io, dato che sono nato in Puglia, non devo manco chiedere il passaporto. Quando gli ambulanti pugliesi cominceranno, i 20.000 ambulanti pugliesi cominceranno a farsi sentire in maniera più urlata, io sarò dei vostri. Io vi porterò giù la redazione della radio e verrò a partecipare con voi a quelle che sono le manifestazioni. Però facciamolo. Grazie, Nino, grazie. Facciamolo. Grazie. Io ti porto il saluto davvero dei tanti esercenti che in questo momento aspettano delle risposte. Queste risposte devono arrivare subito, altrimenti anche a livello governativo i tavoli siamo noi che li chiudiamo. Subito, noi stiamo davvero dando degli ultimatum, però attenzione, la battaglia è degli ambulanti, mettetevelo in testa, lasciate stare tutto il resto. Noi stiamo assistendo a un altro dramma, Mimmo. Noi stiamo andando nei comuni dove alcune associazioni stanno mettendo contro ambulanti ed altri commercianti. Beh, questa è un po' una regola. Savino, Savino, non so dove tu abbia vissuto in Puglia o con chi tu abbia avuto a che fare prima, ma qua io questo modo di mettere gli uni contro gli altri divide e ti impera. A Milano l'ho vissuto da sempre, cioè qua a Milano. Perché? Perché sono subentrati gli interessi economici.
politici, perché quelle associazioni sono diventate socie dei comuni, con questi cazzi di distretti urbani del commercio, queste associazioni tra la politica e il polisindacato stanno distruggendo tutto, la politica li ha incastrati, è tutto studiato a tavolino, li hanno disintegrati, hanno messo insieme dal notaio i politici e i polisindacati, li hanno incastrati, il cazzo! E se fosse stato il contrario, che i polisindacati hanno incastrato i politici? E se fosse che i polisindacati, in particolare due, hanno incastrato loro la politica e non viceversa? È tutto un intreccio, perché adesso nasce questo intreccio politico da sempre, adesso hanno trovato il modo per unire due debolezze, adesso si sono messi insieme due parti deboli, perché loro non rappresentano più nulla e la politica non rappresenta più nulla. Due parti deboli si mettono insieme, ma non sanno che zero lo puoi elevare a qualunque potenza, sempre zero resta. Savino, ma in poche parole, cosa chiede Casa Ambulanti alla politica nazionale soprattutto? E due, c'è un futuro secondo te? Ci arriverà la categoria ad avere un futuro, o siamo a forte rischio che il futuro non ci sia? Allora, io parto dall'ultima parte della domanda. Il futuro c'è, perché? Perché il futuro è dato proprio da questo ultimo baluardo di fronte ai negozi che chiudono, e purtroppo mi dispiace dirlo, stanno chiudendo, e i negozi non si salvano mettendo la locandina sulla vetrina come sta facendo sempre qualche solita associazione che per lavarsi la coscienza mette sulla locandina sulla vetrina scrivendo venite a comprare nel negozio sotto casa. Che cazzo mette la locandina? Così vuoi salvare le imprese? Prima non hai fatto niente, sei stato muto di fronte alla distruzione, li hai fatti assalire dalla grande distribuzione, il decreto Bersani ha compensato le aperture domenicali con i soldi ai CAF che oggi state utilizzando, ma vieni a mettere la locandina del cazzo sotto al negozio, ma che cosa vai facendo? Sei ridicolo. Quindi, detto questo, il futuro c'è, perché il mercato rimane quest'ultimo baluardo, però bisogna salvarli, bisogna eliminare l'abusivismo, bisogna creare le strutture con organizzative. I comuni non possono dire, come è successo a noi l'altra volta a gennaio a San Marco in Lanis, faccio saltare il mercato perché non ho il vigile urbano. Ma ci rendiamo conto? Un sindaco che dice non ho un vigile urbano e fa saltare un mercato, toglie il lavoro alla gente. Detto questo, l'altra parte della domanda, cosa chiediamo al governo? Noi chiediamo intanto di prendere atto finalmente che fino ad ora quelli che hanno milantato la rappresentanza di questa categoria sono andati a raccontare fandonie, sono andati a raccontare storie, i commercianti ambulanti sui tavoli di governo dove si fanno le trattative sindacali, e sappiamo quali sono le associazioni che stanno lì, che non sono quelle di settore, sono quelle, diciamo, del CNEL, no? Quest'altro carrozzone sciupa soldi, non che hanno nessuno mai riesce pronunciato ad abolire. Non hanno mai pronunciato la parola aree pubbliche. Io vi sfido a trovare una legge del governo, una legge regionale che abbia al suo interno aree pubbliche. Adesso si sta muovendo un po' la regione Campania, quindi grazie al nostro intervento nazionale ci siamo fatti conoscere, perché fino a 3 anni fa, fino a prima della Bolkestein e del nostro intervento, gli ambulanti in Italia erano conosciuti come gli zingari, non li cacava nessuno, scusa il termine, però stavano le associazioni stavano, vuol dire che non li rappresentavano, o meglio, faceva comodo rappresentare forse quelle categorie più ricche, magari quelle che hanno attorno i giochi, le società per azioni, la gestione dei servizi, e abbiamo detto tutto. E non i tanti artigiani del commercio. Allora, siamo quasi in chiusura. Vogliamo ringraziare Savino Montaruli di Casa Ambulanti Italia. Se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori, ai tuoi tantissimi iscritti, e se vuoi dare lanciare una parola d'ordine e ai tuoi riferimenti. Allora, noi la parola d'ordine l'abbiamo lanciata. Intanto un saluto a tutti voi. Io venerdì, sabato e domenica sarò a Milano, quindi ogni tanto sapete che abbiamo anche questi incontri periodici sul territorio. Allora, la parola d'ordine è una sola.
vogliamo il riconoscimento di categoria disagiata, che non significa categoria che vuole dei vantaggi, attenzione, disagiata, perché gli ambulanti e solo gli ambulanti sono una categoria che vive perennemente nel disagio. Su 52 mercati settimanali, quando se ne perdono 15 per le avverse condizioni meteo e per altre motivazioni, vuol dire che il lavoro è in pericolo. Categoria disagiata significa riconoscimento di uno status dal quale poi derivano tutta una serie di, tra virgolette, agevolazioni e di altri riconoscimenti. Questo significa dare anche alla politica degli strumenti per dire: questo provvedimento possiamo farlo perché gli ambulanti sono categoria disagiata. Uniamoci su questo concetto, perché quando si va in piazza non puoi andare genericamente a chiedere la tassa unica o altre cose che poi non sono specificate su tutto il territorio. Savino, perdonami, ma siamo quasi alla fine. Ascolta, io dico tutto solamente una cosa. Da dire tanto. Lo so, ma tanto avremo altre occasioni di sentirci. Però che io penso che prima ancora che parlare, discutere di cosa andare a proporre al governo, cosa andare a chiedere, dovremmo fare tutti quanti un bagno di umiltà. E certo, mondare un attimino quello che è la nostra impetuosità caratteriale e vedere di trovare tutti quanti la stessa lingua. Qua il problema è che tante volte prevale sempre la caratterialità di ognuno, cioè appunto chi come te ha carattere però anche competenza e ha una strategia. Ci sono altri che hanno solo carattere, poca strategia e andiamo a vedere il pelo dell'uovo, confusione. Perché tanto quello che ci unisce è poco quello che ci divide. Secondo me sarebbe il caso di ritrovarci tutti quanti noi, rappresentanti di ogni singola associazione, trovarci su un ring, al limite prenderci anche a cazzotti per un mezz'ora, neutro, tipo da Svizzera o San Marino. Cioè chiarirci le cose a livello caratteriale e andare avanti, perché noi da soli non andiamo da nessuna parte, anche perché il problema degli ambulanti pugliesi è tale quale al problema degli ambulanti della Val d'Aosta o della Sicilia o della Sardegna, di Milano o della Lombardia. Insomma, i problemi di uno sono i problemi anche degli altri. Noi appunto troviamo questa capacità di mettere un attimino da parte le nostre caratterialità, o se no veramente noi facciamo la figura degli scemi, insomma. Siamo d'accordo, la Puglia c'è sempre, come c'è sempre stata, sempre. Come c'è Savino. Organizziamoci e andiamo avanti. Come c'è sempre Savino Montaruli di Casa Ambulanti Italia. Noi purtroppo siamo in chiusura. Grazie, però ho fatto una promessa a un ambulante di Roma, un'imprenditrice, una donna, Michela, una dolciara di Roma, che mi ha raccontato che fa fatica ad andare avanti. Le ambulanti a giro tutta Italia, da nord a sud, da Varese fino a Monfalcone, Roma, Avellino, Benevento. Se non era ambulante stava fissa. A vendere nelle varie fiere i suoi dolci, i torroni, e mi ha detto non gliela famo più. Siamo costretti a fare gli abusivi, però se ci beccano... No. Chiudi tu coi saluti. Grazie. No, un saluto a tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Padania Libera, ovviamente è sempre un piacere stare con voi, però dobbiamo guardare oltre, dobbiamo imparare ad andare nei dettagli, ecco perché è importante avere gli slogan chiari, come hai detto prima, lanciamo una parola d'ordine, se la troviamo insieme questa parola d'ordine deve essere comprensibile, soprattutto comprensibile da parte di tutti, senza guardare al territorio, dobbiamo guardare alle battaglie che ci uniscono, come ha detto bene prima il tuo collega, e non a quelle sciocchezze che ci dividono, perché poi le cose piccole che ci dividono vanno ad annullare invece i grandi temi sui quali ci dobbiamo unire. Più di questo messaggio, cosa volete che vi dica? La Puglia c'è. Grazie a tutti per l'ascolto, e chi cambia canale è un piccione. Avete ascoltato Spazio Piu.